Quindi l'8 settembre noi avevamo già questo gruppo che diceva bisogna trovare le armi. Allora con Carboni si disse bisogna andare in tutti i luoghi dove c'erano le batterie antiaeree, dove c'erano le caserme dei fascisti per recuperare più armi possibili, armi e munizioni. Allora noi del gruppo, insieme con Perona, che io stavo sul lato allora a Borgorivo l'8 settembre, andammo nella batteria antiaerea dei tedeschi, che avevano reso impraticabile quando l'Italia ha fatto l'armistizio, loro hanno tagliato i fili, smontato l'apparecchiatura della macchina del cannone, è una macchina. Allora però noi, col gruppo che ci ritrovammo lì, con Perona che si è sfollato con me, ma lui non faceva parte di questo gruppo, però stava insieme con me, andiamo là nella batteria, andiamo a vedere che cosa ci sta. Andiamo là, c'erano moschetti, c'erano gli otturatori di cannone buttati per terra, munizioni eccetera, e nel frattempo c'erano anche il gruppo dei primi gruppo di partigiani che si era formato con Cimarelli, e c'era Filipponi Marino di Gabbielletta che dentro una balla metteva i moschetti. Che fa? Se servono per noi, che siamo un gruppo di partigiani che abbiamo formato a Torre Maggiore, l'aiutammo a riempire i sacchi di moschetti e di armi, e noi prendiamo due tiratori di cannoni e li buttavamo dentro il fosso di Colle Rolletta, che stava a 30 metri dalla batteria, che ancora il fosso esiste, ho visto che ancora questo fosso esiste. E quindi praticamente inizia la lotta armata, trovare le armi. Io insieme con Perona, di fronte al fatto che i bombardamenti continuavano dopo l'8 settembre, tant'è che passavano quelli che apparecchi a doppia fusoliera, che non erano fortezzolanti, per colpire i ponti, il ponte per esempio di Rocca San Senone, fu tentato tante volte di essere colpito, e anche ancora in quel periodo lì di ottobre avevano fatto più, ma non riuscivano perché stava dentro la gola e potevano abbassarsi. Quindi inizia questa storia del recupero delle armi. Però vedemmo che la situazione lì era pericoloso, abitare, essere sfollati a Borgorivo. Lì in Borgorivo la linea ferroviaria passava lì dietro della centrale Umbra, c'erano strade importanti e le apparecchie bombardavano le strade, bombardavano le linee ferroviarie. E allora Carboni ci disse che nella zona di Ameglia, Frameglia, Foce, Montecastriglia, Vigliano, c'era un grande deposito di munizioni tedesche che gli forniva il fronte di Cassino. Ah sì, e dico, allora è l'occasione, perché io ho mio fratello col suocero che stanno sfollati a San Bucetole di Ameglia. Allora cerchiamo di trovare una casa lassù e andiamo sfollati a San Bucetole, almeno possiamo fare il rifornimento delle armi, delle munizioni alla lotta partigiana. E così facemmo praticamente. Andammo a San Bucetole, trovammo uno stanzone come questo, tanto i mobili non ce l'avevamo più. Casa di Verona Renato, olimpionico di Tantum, nel 1948, era completamente distrutta. Io raccapezzai un po' di materazzi, un po' di oggetti per casa, e ci passammo lì.
e già mio fratello più grande era andato soldato a San Buscetola. E quindi lì inizia questa lotta di questo gruppo di resistenza della zona della Marino, che se ne è parlato sempre poco. Invece c'erano gruppi di Avigliano, c'era il gruppo d'Amelia, c'era il gruppo dei socialisti, c'era questo gruppo di Montepiglio di Amelia. E allora noi, e poi c'era il gruppo di Capitone con Mario Vittori, e non proprio Mario Vittori. Poi c'era un operaio manuale che lavorava da bosco, che faceva da coltore di uova e di pelle di coniglio, e passava sulle strade dove c'erano i tedeschi con queste munizioni, depositi, posti da 200-300 metri uno dall'altro, no? Nascosti con le frasche che gli aerei non li vedevano. Ma lui passava lungo questo, però era il portaordine, faceva sapere a noi, a questi gruppi di partigiani e gruppetti, da Vigliano, di Montepiglio, di San Buscetere, che armi servivano, la dinamite, le bombe a mano, le mine anticarro, i proiettili 8, no, 9. Quindi si chiamava, non mi ricordo, non mi perfuggono, ma c'aveva un coraggio, no? C'aveva il canestro, uno davanti, uno di dietro, c'era la bicicletta e ci mettevano qua e passava. E lì gli altri incontravano il tedesco, ma sotto ci mettevano le bombe a mano che noi gli mettevamo in determinati punti. E lui mi diceva ai tedeschi, bevere l'uovo, ci parlava e faceva questo giro di congiunzione anche con quelli. Come si chiamava? Con quelli di Capitano, non mi ricordo. Sabatino di nome. Era uno fortissimo, che da Boschio spostava i pezzi che dovevamo lavorare senza carro monte, fiava. Era un coraggio enorme. E quindi incomincia, no, praticamente questa lotta armata. Ma io ho saltato quella prima, quella del 25 luglio, perché per noi l'appartenenza alla resistenza comincia il 25 luglio. Dopo il 25 luglio io mi iscrivo al Partito Comunista Italiano, mi fa la tessera a me, Bambini Bruno, vecchio antifascista. Io lavoravo con carbone, un comunista, licenziato dalle ferrovie, bravissimo, no, che abbiamo fino a 99 anni, sempre a fianco del partito. Quindi il 25 luglio, no, restano Mussolini, noi la sera non sapevamo niente che avvenne la sera, solo la mattina alle 6 quando andiamo a lavorare, qua arriva Spadini e ci dice è caduto, hanno arrestato Mussolini, sì, ma io dentro il materazzo c'ho un ritratto ingrandito di Matteotti, sì, allora valla a prendere, che ci facciamo un quadro, appicchiamo la mezza e facciamo l'assemblea. E facciamo praticamente, per me la resistenza inizia il 25 luglio del 1943. Io sono Valsenti Alvaro della classe 1924 e quindi da quel giorno con Carbone, dopo l'avvento del fascismo, cominciò a parlare. Ma durante il periodo del fascismo, per 20 anni, si parlavano solo fra loro, quelli che erano già comunisti, che erano stati socialisti, che erano stati democristiani, cioè la resistenza c'era, si nascondeva, ma la resistenza esisteva.
c'era nelle fabbriche, era la classe operaia che resisteva, pensando che tanto il fascismo sarebbe caduto, avevano questa grande fiducia e resistevano di fronte alle carceri, ai confini, alla sorveglianza speciale, perché quando veniva qualche duro a terra dei capoccioni l'arrestavano, tenevano 2 o 3 giorni fermi, perché come adesso no, vengono questi nei G20, non arrestano questi, però li sorvegliano, no, le forze. A Genova. Quindi praticamente, ecco, allora continua questa lotta, ritorniamo, no, avevamo saltato il 25 luglio, che è stato l'inizio dell'organizzazione. E noi praticamente i contatti li prendevamo tramite questo Sabbalina con Mario Vittori che il 12 giugno del 43, il giorno avanti della liberazione del nostro paese, no, funziona, bisogna togliere le mine sui buchi di munizioni vicino alle case, se no muore la gente. Io levererò le mine anticarro sulla strada che stavano mettendo i tedeschi. E quindi praticamente facemmo questo lavoro il 12 giugno, noi sotto all'inizio del paese di San Buceto, il paese è stato sopra, lascia la strada che da Foggia va lì, va a Castel dell'Aquila, il paese è stato sopra, lì c'è il gruppo di casa, e lì c'era un buco di munizioni, di bombe d'aereo, altre così, che se l'hanno fatto scoppiare tutte, no, avrebbero fatto un disastro. Loro riuscimmo a fare questa azione. E Mario Vittori allevava le mine, però era notte, era il 12 giugno dopo che i tedeschi avevano minato tutti questi depositi. So che gli ha messo la mano sopra la zampa operaria e trovò la morte, no, ma Mario Vittori il 12 giugno del 1943. E poi non è che la cosa finisce, la guerra continua, no, nel nord Italia, fino agli anni, nell'aprile, 25 aprile 1945, l'Italia del Nord bisognava liberarla, e per questo allora la maggior parte delle forze che partirono volontari erano gli ex partigiani, gli ex militari che si erano sbandati l'8 settembre, ripresero a ripresentarsi a combattere con il ricostituito esercito italiano, la Marina, da Taranto, cominciò a fare i primi combattimenti a Monte Cassino contro i tedeschi. Praticamente l'Italia aveva dichiarato guerra alla Germania, e questa sfugge. L'Italia, dopo l'8 settembre, dopo questo armistizio, dopo un po' di mesi, dichiarò la guerra alla Germania, perché no, sono cose convenzionali, no. E quindi partirono questi giovani e ne morirono 8, no, durante la guerra di liberazione per liberare l'Italia del Nord. E la gente, quando arrivarono questo grande gruppo dei terni, erano partirono quasi 300 giovani, ma anche anziani. Carboni, quel capoccio mio che aveva 40 anni, era partito, Ramozzi Guglielmo,
non mi vengono i nomi, ma parecchi che c'erano più di 40 anni, partirono volontari per la guerra di liberazione per liberare il nord. Il battaglione Cremona. Ma perché fare tutto questo? Perché? Per liberare l'Italia dal fascismo, per conquistare la democrazia, la libertà, per far finire la guerra prima, ma poi per presentarsi durante il periodo di trattativa di pace meno penalità, perché noi eravamo stati responsabili di queste guerre e ci avrebbero penalizzato fortemente. Allora l'Italia diventò non più un nemico, ma nemmeno alleato, ma collibrigerante che collaborava, no, nell'azione bellica, probabilmente a fianco degli anglo-americani. Quindi durante questo periodo, andiamo avanti ancora. Vabbè.